Alleluia, il Signore è risorto, ha sconfitto le tenebre, ma le ha sconfitte non perché le ha cancellate, non ci sono più, ma come quel fuoco che adesso vedete, le ha illuminate, e come il popolo di Israele che, guidato da quella colonna di fuoco nella notte, vagava nel deserto, camminava nel deserto ed è arrivato alla terra promessa. Questa è la resurrezione del Signore Gesù. Il Signore Gesù ci permette di camminare attraverso la notte perché Lui è la nostra luce. E anche quella notte che stiamo vivendo ora è una notte che possiamo con Lui attraversare, perché appunto Egli ha sconfitto le tenebre. Il suo amore è più forte della morte, Egli è vivo, è presente. Ha messo al servizio della vita anche la sua morte. Alleluia, è la Pasqua del Signore. La luna piena dell'altra sera gli rimandava a questo, alla Pasqua ebraica, segnata appunto dalla luna. E anche il fuoco che, con cui abbiamo iniziato questo video e che iniziava la nostra veglia pasquale, e fuoco dal quale attingevamo la luce per accendere il cero pasquale. Il cero pasquale entrava in chiesa e ognuno attingeva dal cero pasquale la propria luce. Ecco, questo vorrei un po' condividere con voi, che quanto viviamo quando ci incontriamo, anche nelle nostre case, non può essere un rito freddo, è un rito vuoto. Questo attingere alla luce, questo dire Cristo, tu sei la luce della nostra vita. Luce che è Cristo mi fa venire in mente quella sera del 27 di marzo, il Papa in San Pietro, che in un passaggio del suo intervento diceva così: questo non è il tempo del tuo giudizio, Dio, ma del nostro giudizio, il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di te, Signore, e verso gli altri. Questa è la luce che in questo giorno di Pasqua risplende dentro la nostra vita. Il Signore è risorto, e questa croce fiorita ci dice che il Signore è risorto, ma che appunto la sua risurrezione non è il trucco con cui si risolvono tutti i problemi, e non è che perché il Signore è risorto nella nostra vita i problemi non ci sono più, ma la risurrezione dice che quel modo con cui Gesù ha vissuto ed è morto, quello è il modo di vivere, che quel modo di spendere la vita apre la vita, che la morte non inghiotte la vita, ma una vita che è spesa per amore, una vita che è donata per amore, è una vita che non finisce. Il Padre ha resuscitato Gesù, il Padre ha detto: questa è vita, e questa è vita anche per noi. Eccoci carissimi, anche in questo tempo, ecco, noi dobbiamo augurarci comunque una buona Pasqua, che vuol dire buon passaggio dalla morte alla vita, dall'amore alla vita. Anzi, ci auguriamo proprio adesso buona Pasqua, perché appunto il Signore è venuto perché sappiamo che anche nella morte c'è vita. Quindi questa strana Pasqua sia comunque ed è comunque una buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti voi. Auguri alle vostre famiglie. A tutti, ciao. A presto.